San Gimignano, uno dei posti più belli della Toscana, e qui siamo nella villa castello dei principi Strozzi, Guicciardini. Qui fanno i loro vini, qui sono venuti importanti artisti, pittori, musicisti, qui da secoli è uno dei posti più belli del mondo. E adesso andremo a vedere la loro cantina, assaggeremo il loro vino e come guida d'eccezione c'è Natalia Strozzi che ci porterà in giro in questo giardino di delizie. Natalia, dove sei? Benvenuti a Cusona, questa è Villa Cusona, è la nostra casa, viviamo qui da secoli. L'azienda, la tenuta, esiste dal 994 e proprio la torre che vedete alle mie spalle è quella citata in un primo documento già che testimonia l'esistenza di Cusona in quell'anno 994. Qui vedete intorno dei cedri del Libano, cedri secolari. Nell'Ottocento era la moda di piantare questi cedri e intorno alla villa ne abbiamo 18 cedri del Libano di 300 anni l'uno. Adesso andremo a vedere, a fare un giro nel labirinto anche storico, che è uno degli ultimi esempi rari di labirinti dell'Ottocento in Toscana. Il primo impianto di vigneto di vernaccia risale al 1200 e infatti anche Dante, Michelangelo, Boccaccio hanno tutti decantato questo vino vernaccia, sia nel Purgatorio, sia Boccaccio nel Decamerone. Qui abbiamo anche una riserva di caccia e allevamento di fagiani che facciamo noi. Abbiamo anche acquisito nel 98 dei vigneti in Maremma, quindi abbiamo delle aziende a Bolgheri, a Scanzano, a Montereggio e a Pantelleria, una chicca in più dove facciamo il passito. Ma la vernaccia non solo è stato il vino decantato da Dante, Michelangelo e Boccaccio, era anche il vino utilizzato, bevuto alla corte dei Medici. Lorenzo il Magnifico inviava barili di vernaccia al Papa di Roma e i Medici la bevevano alla corte come rimedio contro la sazietà di stomaco e la nausea, come medicina praticamente. Siamo nella nostra vinsantaia dove produciamo il vinsanto ancora alla maniera tradizionale, quindi le uve vengono fatte appassire sui graticci, poi si spreme l'uva, si mette in barrique o in caratelli, dipende, noi usiamo tutte e due, e si tiene lì per 4 anni. Poi facciamo l'affinamento ancora in bottiglia di 2 anni, quindi diciamo che il vinsanto che facciamo noi cerchiamo di farlo in maniera ancora proprio tradizionale, vinsanto non troppo licoroso, non troppo dolce, come veniva fatto una volta dal vinsanto del contadino, per dire. Le barrique vengono riempite per 3 quarti, non completamente, e coperte con il tappo e con questo cemento per evitare evaporazioni. Ovviamente l'evaporazione comunque avviene, c'è spesso una perdita, diciamo, un'evaporazione del 70%.
Il vin santo, il pregio del vin santo è anche il fatto che è un vino che si conserva per anni, tantissimi anni, e anche una volta aperto si può conservare nel frigo semplicemente tappandolo per 1, 2, 3 mesi senza che subisca nessun tipo di cambiamento né di ossidazione, avendolo già fatto per 4 anni. È una delle bottiglie più vecchie che abbiamo di vin santo, sono degli anni 60, 63, 64. E adesso entriamo nelle cantine. Questo trattore è il primo prototipo di modello di trattore Fiat, come potete ben vedere, e sì, è esattamente del 1919. Perché si trova a Cusona? Perché è stato regalato dalla Fiat a Cusona quando allora il ministro dell'agricoltura e degli affari esteri, che era il mio bisnonno, Francesco Guicciardini, governava Cusona, e il ritratto di Francesco Guicciardini, eccolo. Allora Cusona era l'azienda sperimentale modello dell'epoca, in quanto per questo la Fiat ci ha donato questo trattore con l'aratro che vedrete lì al muro. E Francesco Guicciardini è stato quello che ha unito le due famiglie, perché ha sposato nel 1880 Luisa Strozzi. E ora arriviamo nel museo, dove ci sono alcuni attrezzi. Questa è stata una delle prime imbottigliatrici per i fiaschi. Questo è un vino che ho creato io, ho disegnato l'etichetta e si chiama Arabesque, nome di un passo di danza. Essendo stata ballerina non potevo non farlo io. E questo è un vermentino che facciamo in Maremma. Queste qui sono le vecchissime vasche in cemento vetrificato che noi abbiamo sempre tenuto, hanno più o meno un'ottantina di anni, e qui ci facciamo fermentare il nostro Chianti. Sono in una delle nostre barriccaie, dove conserviamo i vini top dell'azienda della villa di Cusona, che sono i due Super Tuscan. Li teniamo più o meno un anno, e queste sono tutte barrique di legno francese. Le cambiamo ogni 2 o 3 anni e, come vedete, adesso stiamo proprio installando le nuove barrique. Questa qui è una delle prime imbottigliatrici automatiche che abbiamo usato qui a Cusona, e invece queste botti sono tutte botti di legno di castagno, che era il legno utilizzato all'epoca, non c'erano le barrique, e quindi tutti i vini venivano fermentati, conservati in queste botti, che ormai non sono solo qui per bellezza, e venivano rotolate nelle cantine fonde dove adesso andiamo. Adesso scendiamo nelle cantine sotterranee a 15 metri sottoterra. Siamo arrivati nelle cantine sotterranee a 15 metri sottoterra. Qui noi facciamo l'affinamento delle bottiglie, dove un tempo venivano conservate queste barrique che prima ho detto. Qui oggi conserviamo, facciamo affinare i vini importanti della nostra azienda per più o meno un anno, 6 mesi, dipende dall'annata. Ecco che ci ritroviamo nella sala degustazione, fra poco assaggeremo i tuoi vini, però intanto vorrei che tu mi raccontassi di questo documento. Questa è una coppia molto antica. Esatto, questo è il primo documento che era un atto notarile del 1994, dove già si parlava, come vedete qua cerchiato, di Cusona, all'epoca Cusona, qui si vede benissimo. E quando sei pronto mi dici e andiamo a fare la nostra degustazione. Sì, ma intanto io so che la vostra famiglia è anche molto antica, siete imparentati con personaggi storici come Churchill, ma c'è un personaggio molto amato che è la Mona Lisa, la Gioconda, la famosa Gioconda, che oggi da sempre è al Louvre. E il tuo
il tuo sorriso non è proprio enigmatico, il mio è meglio. Tu sei più simpatica. Ecco, come nasce questa parentela? No, non l'abbiamo sempre saputo, in famiglia è una liaison che arriva proprio dalla parte paterna, cioè direttamente a mia nonna. Per linea diretta femminile, da Lisa Gherardini del Giocondo, così si chiamava. Si sa tutto in realtà di questa donna, è tutto documentato e anche provato, poi sarebbe troppo lungo da raccontare, però che lei è stata dipinta da Leonardo, quindi direttamente da lei per 15 generazioni arrivano poi tramite nostra nonna a mia sorella e a me. Magari anche lei ha bevuto il vostro vino e adesso andiamo ad assaggiarlo. Magari. Faremo la degustazione su questo tavolo che è stato fatto proprio da uno dei cedri del Libano di 300 anni che sono cascati, di uno di quei cedri che avete visto fuori. Io vi sto stappando, finalmente ne abbiamo parlato tanto, di una delle nostre cinque vernacce. Esatto, allora questa qui ha una sua storia perché l'etichetta riprende l'etichetta originale del 1933, bellissimo, quando mio nonno fu il primo che imbottigliò la vernaccia in una bordolese. E l'etichetta era esattamente così. Tra l'altro, quindi, la vostra vernaccia è una delle più buone in assoluto. Punti di vista, io non posso dirlo, però sicuramente mio padre è stato il primo fondatore del consorzio della vernaccia e primo presidente, quindi ha fatto tanto per questo vino, questo va detto. Adesso Natalia sono io a versarti un po' del tuo vino e questo è il Chianti, un vino simbolo della Toscana. Questo è il Chianti che avete visto giù, che fermenta nelle vecchie vasche di cemento vetrificato. È un vino conosciuto in tutto il mondo, ma non c'è solo il Chianti. Questo ha un nome anche particolare, Millanni. Perché? Il Millanni è il nostro vino top perché simbolicamente è nato nel 1994, la prima vendemmia, per ricordare, per festeggiare i 1000 anni di Cusona, quindi 1994-1994. Quest'altro invece ha un'etichetta molto artistica. Beh, questo tu sei artista. Vabbè, sì. Questa etichetta è creata mio padre ed è il nostro Petit Verdot in purezza che facciamo a Montereggio, quindi in Maremma. Ma l'etichetta più storica come vino, primo importante vino che mio padre ha creato qui a Cusona dopo il Chianti, è stato il Sodole, che sarebbe questo qui. Il Sodole lo facciamo dall'83 ed è Sangiovese in purezza, ovviamente qui potevamo fare altro, e la vigna è vecchissima, più di 40 anni ed è tutto raccolto a mano, quindi è il nostro vino top. E sull'etichetta vedete il profilo di Francesco Guicciardini, lo storico del Cinquecento, che molti non sanno che si studia a scuola Machiavelli, Guicciardini, i due pensieri politici, ma pochi sanno che Machiavelli è stato segretario di Guicciardini. A chi ancora non vi conosce e chi ancora non conosce i vostri vini, tu cosa diresti? Beh, ognuno direbbe che i propri vini vanno provati. Sicuramente quello che posso dire è che con tutta la storia che abbiamo, una storia più che millenaria, se volete venire a visitarci, a respirare tutto questo, che tutta questa storia che c'è, siete tutti benvenuti e farò io personalmente la visita.